Ci troviamo a Gabicce Mare, in un'area del comune alle porte della statale, area in cui tanti anni fa sorgevano degli orti, poi trasferiti in altro luogo del territorio, e da qualche anno è arrivato un parcheggio inizialmente di proprietà comunale, poi entrato nella disponibilità del gruppo GAM, gruppo albergatori multiservizi di Gabicce, che ci ha messo mano concretamente con lavori importanti che oggi portano alla riqualificazione e all'inaugurazione di un parcheggio moderno, automatizzato e servito da navette con 800 posti auto a servizio della mobilità e del turismo di Gabicce Mare. Inauguriamo un parcheggio che con 800 posti auto che abbiamo sistemato diciamo all'avanguardia perché oltre che aver asfaltato tutte le vie, le strade, aver sistemato tutti i parcheggi al coperto, li abbiamo messi in ordine alfabetico per trovarli meglio, ma soprattutto abbiamo fatto un ingresso automatizzato che rende un fiore all'occhiello perché non esiste sulla costa adriatica un parcheggio automatizzato come il nostro, perché abbiamo inserito il lettore targhe. Il lettore targhe è uno che prende anche il biglietto che non ha la tessera, si incrocia col numero del biglietto e fa da antifurto, quindi non si può nemmeno portare via una macchina. Poi abbiamo messo lettore automatico, cioè cosa vuol dire? Che le nostre schede sono come il telepass in autostrada, uno arriva, la sbarra si alza automaticamente e va a prendere il suo posto numerato, perché oltre che il numero degli alberghi c'è ogni posto ha il suo numero. Quindi tutto questo ha portato sicuramente per la città di Gabicce un fiore all'occhiello, perché che mancava erano i parcheggi, e a questa domanda noi abbiamo direi proprio completato l'opera. Secondo il sindaco di Gabicce Mare, Domenico Pascuzzi, questo può essere un primo importante passo verso altri progetti urbanistici in questa zona e nei territori limitrofi di Gabicce Mare. Presto ci auguriamo che possa essere presentato un progetto per riqualificare ancora di più quest'area importante. È stata oggetto anche di cessione da parte del Comune qualche anno fa, ma in vista proprio di questa riqualificazione che sicuramente il privato può fare meglio che il pubblico in alcuni casi come questi. Andremo a sviluppare, partirà subito dopo l'estate, la ciclo pedonale lungo il Tavollo, quindi andrà a collegare la parte del quartiere di Ponte Tavollo al mare, tutto in sicurezza lungo il Tavollo. È un progetto importante che è stato appaltato, la ditta appaltatrice inizierà appunto i lavori a fine estate e durerà per qualche mese, quindi per marzo prossimo anno inaugureremo anche questo importante tratto che permetterà di collegarsi e collegare al mare in sicurezza, ma anche arrivando da qui in bicicletta si può accedere a questa pista ciclabile e quindi in bicicletta raggiungere il mare. Presenta l'inaugurazione a Gabicce Mare anche l'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli, che ha sottolineato l'importanza di questa struttura e quanto la regione sta insistendo per i collegamenti, soprattutto con l'area del San Bartolo. A fianco agli investimenti che privati o amministrazioni locali dedicano al territorio e alle infrastrutture, si affaccia anche alla regione con importanti investimenti su Gabicce e su tutte le Marche. Stiamo pensando a bandi per i percorsi verticali, quindi per i movimenti e anche per quelle persone che sono limitate nel muoversi anche in città turistiche, così come stiamo pensando alla valorizzazione del San Bartolo, dove l'assessorato alle infrastrutture ha già stanziato oltre 500.000 di euro per collegare il centro di Gabicce con il San Bartolo tramite percorsi pedonali e ciclabili. A questo si aggiunga la necessità di un collegamento di Gabicce e di San Bartolo con la ciclovia adriatica, sulla quale abbiamo investito e stiamo investendo 27.000.000 di euro per collegare Gabicce e il San Bartolo con Ancona e il Monte Conero.